si chiama Open Day e segna il culmine delle iniziative di orientamento delle scuole che insistono su un territorio a favore della potenziale utenza, la giornata di apertura straordinaria che consente ai ragazzi che frequentano la terza media e alle loro famiglie di accostarsi all'universo scuola superiore a loro sconosciuto, alla vigilia dell'atto di preiscrizione che segna il primo momento decisionale di rilievo nella propria carriera scolastica. Tradizione rispettata al liceo Carlo Caffiero di Barletta, che ha aperto i battenti raccogliendo tuttavia il calore di una comunità che lo riconosce punto di riferimento fortemente radicato nel territorio e ricambiando con la disponibilità e la competenza dello staff dirigenziale docente che ha illustrato indirizzi e quadri orari mutati dopo la riforma Gelmini. I tre indirizzi attivi, liceo scientifico, delle scienze applicate e linguistico, nonché l'offerta formativa che prevede attività laboratoriali, sportive e artistiche, hanno consentito al liceo Caffiero una costante crescita, con una popolazione scolastica mai inferiore alle 1000 unità e un progressivo miglioramento infrastrutturale con aule, palestre, laboratori perfettamente agibili e fruibili. Al cuore della riforma c'è la necessità di ridurre, diciamo, il numero eccessivo di ore scolasticamente gestite per poter dare a ciascuno la possibilità di ripensare e di interiorizzare quanto la scuola durante la mattina ha in qualche modo indotto ad apprendere. E il ripensamento domestico e la libertà di scelta dello studente che viene valorizzata, la capacità che ogni studente ha di ampliare quelle conoscenze che la scuola durante il periodo mattutino ha attivato. Dunque, più che mai una proposta, degli input da sviluppare liberamente e naturalmente con la speranza di formare un pensiero che sia il più critico possibile. Lo scientifico attraverso la filosofia per un verso, il linguaggio matematico come descrizione del reale e le scienze applicate con la possibilità ulteriore di utilizzare gli strumenti informatici e i laboratori per ampliare la curvatura scientifica del curriculum, il curriculum del linguistico invece che vede nelle lingue il core curriculum, come si dice, proprio il nocciolo essenziale, e del resto le tre lingue straniere, inglese, francese e spagnolo, latino e italiano, costituiscono una dotazione davvero importante per il futuro dei nostri studenti. Preside, ci sono delle scuole che i ragazzi scelgono per evitare di fare qualcosa, questa invece è una scuola che si sceglie positivamente perché si sceglie di fare. La riforma Gelmini ha previsto proprio questo, non un curriculum indifferenziato negli esiti, ma ha stabilito quali debbano essere gli esiti formativi, quale debba essere il profilo d'uscita di ogni studente, ed è lì che forse va indirizzata l'attenzione dei genitori e degli studenti a capire e a vedere quello che vogliono diventare attraverso il liceo e gli indirizzi diversi e diversificati di questa scuola.